A me tocca un po' l'ingrato compito di andare un po' in qualche tecnicismo, ma cercherò di rimanere molto sul generale, perché credo che sia importante quando si parla di rischio idrogeologico, come viene dal titolo del nostro progetto, conoscere e comunicare sia una cosa importante. Quindi alcuni concetti che per qualcuno hanno un significato ben preciso, quando ci rivolgiamo ad un pubblico disomogeneo non dobbiamo dare per scontato che certe parole significano la stessa cosa per tutti. Quindi è importante saper spiegare in maniera semplice, ma andare al nocciolo, a spiegare il significato preciso di alcuni elementi, perché altrimenti per quanto riguarda il discorso sul pericolo e sulle mappe del pericolo, si rischia di dare delle informazioni che possono essere fuorvianti o non essere colte in maniera corretta da parte della popolazione, di gente non esperta, di cose così. Allora, affronteremo un po' il discorso della mappatura del pericolo, non delle mappe, ma del come si arriva ad avere le mappe. Mappe che mi aspetto che mi dicano dove c'è pericolo, ma anche quanto pericolo. Allora, come misuro il pericolo? Qual è lo strumento di misura che mi serve per mappare il pericolo? Ma è ancora più indietro, ma cos'è il pericolo? È proprio così ovvio cosa sia? Beh, allora cominciamo proprio dal discorso pericolo. Non è facile definire il pericolo, perché è una percezione umana, come dire, abbastanza primordiale, no? E quindi tutte le cose più di base sono le cose più difficili da spiegare, da definire e poi da quantificare. Non è la lunghezza, prendo il metro e lo misuro. Come misuro il pericolo? Ma cos'è il pericolo? Partiamo proprio dalla percezione, cioè se noi ci togliamo dalla testa il fatto che abbiamo magari già sentito la definizione di pericolo, sappiamo già cosa sia. La sensazione quando uno pensa al pericolo è a pelle, è una cosa che uno percepisce. Ad esempio, se io penso al pericolo, dico vabbè, è il pericolo, sono venuto in macchina a lavorare, il primo pericolo che ho incontrato è di fare un incidente in macchina. Quella è la prima cosa che mi viene in mente, quello è un pericolo. Oppure, se penso, ma potrebbe capitarmi una malattia rara portata dalla zanzara tigre, anche questo è un pericolo. Sì, un po' diverso da prima, ma pur sempre un pericolo. Oppure forse il pericolo di farsi del male mentre si fa attività fisica, quando si va a sciare, questo è il pericolo di questi tempi. Allora, il pericolo, quello che accomuna il fatto che io ho chiamato pericolo queste situazioni totalmente diverse, è il fatto che ci sono dei fenomeni che mi possono generare dei danni, possono fare del male sostanzialmente, no? Quindi questo è un po' quello che accomuna. Ma la prima cosa che dico, ferma un attimo, ok, sono tutti pericoli, ma ci sono pericoli e pericoli, ci sono pericoli più significativi, ci sono pericoli un po' più che contano di più e altri che insomma, tutto sommato, sì, sono pericoli, ma... Quindi cos'è che scatta nel mio cervello perché io possa dire questo è un pericolo, ma anche quanto è grande sto pericolo? Non è proprio così banale, così facile. Allora, gli elementi che caratterizzano il fatto che io faccio in qualche modo una scala dei pericoli, sostanzialmente vanno a pescare da due elementi. Sicuramente, adesso vediamo ad esempio il discorso dell'incidente. L'incidente stradale è un fenomeno legato all'impatto, l'impatto dissipa una certa energia. Quindi sicuramente un elemento che mi dice ma forse l'incidente stradale è un pericolo più grave di questo è perché l'impatto è abbastanza diverso nei due casi. Pensare di fare un impatto a 50 km all'ora in macchina o a 150 è chiaro che dico, se vado a 150 il pericolo è più grande. Quindi allora associo il pericolo, o meglio la gravità del pericolo, sicuramente a una stima
della grandezza del fenomeno che sta dietro, che è quello che mi fa male, l'impatto, che so, l'energia dissipata in un impatto. Allora dico, bene, perfetto, è questo. Il pericolo lo associo, la scala di pericolo la associo alla grandezza del fenomeno. Mica proprio vero. Perché? Beh, se io mi limitassi a questo, io immaginate di avere un impatto con un meteorite. Beh, lì l'energia dissipata da un impatto con un meteorite è enorme. Ma non dico certo a mio figlio quando esce di casa, attento al pericolo dei meteoriti. Non dico questo, dico attento alle macchine. Perché c'è un altro elemento che entra in gioco. Non è solo la grandezza del pericolo, ma è il fatto che quel fenomeno possa accadere. Quindi in qualche modo la probabilità. Quindi la mia mente crea una scala dei pericoli mettendo insieme in maniera magari non del tutto chiara al primo impatto questi due elementi. La gravità, quindi la grandezza del fenomeno, e la possibilità che questo fenomeno possa accadere. Allora, se io voglio definire, trovare un quantificare, perché alla fine io voglio arrivare a dei numeri che mi dicano quanto è sto pericolo, io devo tener conto sostanzialmente di queste due cose. La grandezza del fenomeno, la probabilità che quel fenomeno accada, e devo avere una macchinetta dove metto dentro queste due cose e mi sputa fuori quanto è pericoloso quel fenomeno, quella situazione che sto considerando. Quindi ho bisogno di tre elementi. Un modo per quantificare la grandezza dei fenomeni, un modo per quantificare la probabilità e una macchinetta che mi dica quanto pericolo è associato a questa situazione. Abbiamo parlato anche prima di pericoli, ma quali pericoli? Attenzione che adesso con pericoli intendo i fenomeni, quindi il pericolo è una cosa ma i pericoli sono un'altra. Ci limitiamo ai pericoli naturali. Pericoli naturali cosa sono? Beh, delle definizioni ce ne sono migliaia in letteratura, ne prendiamo una. I pericoli naturali sono tutti quei processi o fenomeni che sostanzialmente possono causare perdite di vite, impatti sulla salute, danni, perdite di mezzi, sconvolgimenti sociali, economici, dall'ambiente, un po' di tutto. Allora, come pericoli naturali possiamo ad esempio pensare a un'eruzione vulcanica, è sicuramente un pericolo naturale. Possiamo pensare agli tsunami, anche questo è un pericolo naturale. Le valanghe, pericoli di questi giorni, tifoni, trombe d'aria e quant'altro. E abbiamo anche i pericoli idrogeologici, colate di detriti, fenomeni che coinvolgono trasporto di materiale solido ed acqua, no? Allora, questi sono una grande classe di pericoli naturali, ma non ci dicono il pericolo. I pericoli sono dei fenomeni. Allora devo capire qual è il pericolo associato a questi pericoli. Sembra un gioco di parole, però bisogna stare un po' attenti, no? Allora, se noi vogliamo definire quant'è il pericolo di uno di questi pericoli naturali, dobbiamo andare a definire in dettaglio uno di questi elementi che definiscono il pericolo. Allora, abbiamo bisogno di un modo per definire la grandezza di ognuno di quei pericoli naturali che abbiamo visto prima. Allora, come faccio a definire la grandezza di un pericolo naturale? La grandezza di un pericolo naturale si fa attraverso la definizione di magnitudine. La magnitudine è una misura globale, complessiva del fenomeno. Non è una descrizione puntuale, è complessiva. Ad esempio, se pensiamo ai terremoti, questo è proprio Taiwan, è successo ieri, se devo descrivere la magnitudine di un terremoto, cosa faccio? Beh, posso prendere una grandezza fisica che mi descrive nel complesso quello che succede. Ad esempio, nei terremoti si usa l'energia rilasciata nel terremoto. Questo ci dice la grandezza complessiva, non ci dice come poi il terremoto cosa fa, quei danni fa, non ci dice questo, ci dice sostanzialmente dice magnitudo, una magnitudo di 6.4 mi sembra che sia stato. Rispetto a un 5, a un 4 ci dice che quel fenomeno, quel terremoto complessivamente è un fenomeno con una grandezza decisamente maggiore. Ma se ho altri fenomeni tipo le frane, ne abbiamo parlato stamattina,
cosa posso associare a una frana, a una grandezza che mi definisca un qualcosa complessivo della frana? Beh, forse la cosa più semplice è considerare il materiale, il volume del materiale in movimento. Notate che posso avere due frane che si comportano in modo totalmente diverso e queste due frane hanno la stessa magnitudine, hanno lo stesso volume. E la magnitudine non ci dice dettaglio, ci dice solo la grandezza complessiva. Abbiamo parlato di inondazioni, nelle inondazioni come misuriamo la magnitudine? Beh, possiamo associarla alla portata di picco che transita nel fiume che poi esonda. Arriviamo più ai fenomeni idrogeologici, fenomeni torrentizi, colate, eccetera. Qual è la magnitudine? Qual è la grandezza che posso usare? Qui abbiamo un problema che si chiarirà fra un pochino. C'è un problema nel definire la magnitudine delle colate di detriti. Lo scopriremo fra un attimo, lo mettiamo lì e lo riprendiamo fra un attimino. Allora, ok, la grandezza, siamo in grado di definire la grandezza di un fenomeno fisico, andiamo alla probabilità. Quale probabilità? Cosa vado a vedere? Come faccio a dire se un fenomeno accade oppure no? Beh, allora, quello che si usa di solito è la probabilità di superamento, quella che viene definita probabilità di superamento o di accadimento. Cos'è questa probabilità? Cosa ci dice la probabilità? In una maniera molto, diciamo, non tecnica, molto, molto di base, di concetti. Supponiamo di avere tanti fenomeni di cui abbiamo misurato la magnitudine. Colate? No, perché non sappiamo definire la magnitudine. Una valanga, una frana e via dicendo. Ne abbiamo tante, un numero che chiamiamo n grande, come dire un numero n, 100, 200, 2000. Per ognuno di questi eventi siamo stati in grado di misurare la magnitudine, il volume complessivo, pensate, no? E quindi li mettiamo in questo grafico. Prendiamo un valore di riferimento che chiamiamo soglia, chiamiamo m0 questo valore di magnitudine, e possiamo distinguere gli eventi che stanno sopra, cioè che hanno una magnitudine più grande, da quelli che sono più piccoli. Andiamo a contare solo quelli che stanno sopra e chiamiamo n piccolo il numero di eventi che hanno magnitudine che sta sopra o uguale a quella soglia che ho messo. Allora, posso definire la probabilità di superamento. La probabilità di superamento, che è un fenomeno abbia una magnitudine m più grande di m0, di questo valore di soglia, lo definisco in questo modo. Faccio il rapporto tra n piccolo ed n grande. Ok? Questa definizione è valida in realtà quando n è veramente molto grande, in realtà dovrebbe tendere all'infinito, ma lasciamo perdere. Il concetto è questo, è il rapporto tra il numero di eventi che sta sopra questa soglia rispetto al numero complessivo. Allora vediamo che se noi spostiamo questa soglia, se noi la abbassiamo, il numero n piccolo diventa più grande. Addirittura se noi abbassiamo la soglia a 0, il numero n piccolo coincide con n grande, questo rapporto diventa 1. Quindi al massimo questa probabilità è un valore che va a 1. Alziamo la soglia, il numero n diventa sempre più piccolo, tende a 0. Quindi questa funzione è una funzione, la posso graficare, la nostra probabilità di superamento è una funzione della magnitudine della soglia che metto, parte da 1 quando la mia soglia è bassissima, tende a 0 quando la mia soglia diventa molto grande. Fenomeni con magnitudine molto grande hanno una piccola probabilità di accadimento o di superamento. In realtà però non è che abbiamo mai un numero così elevato di dati per riuscire a ricostruire esattamente la probabilità in questo modo, però voglio dire, si può indovinare come è fatta questa funzione a partire da un numero limitato di eventi, ok? E quindi in questo modo si riesce, c'è tutta la teoria della statistica, della probabilità, che ci permette di fare questa cosa. A noi quello che interessa è che è possibile ottenere questa funzione che ci dice la probabilità di superamento, cioè la probabilità che un evento
che accada un evento con un'intensità maggiore ad un valore che voglio io. Allora, a questo punto possiamo dare una prima definizione di pericolo. Una prima, poi vedremo perché. Allora, definisco il pericolo, storicamente è stata la prima definizione di pericolo che è stata data è questa. Il pericolo è ovviamente individuato dalla lettera H dall'inglese hazard, e il pericolo associato ad un evento di magnitudine M0, cioè un valore, un certo volume di sedimenti, qual è il suo pericolo? Il pericolo di una frana di 10.000 metri cubi. Beh, allora la posso porre uguale alla probabilità di superamento che abbiamo definito prima, relativa a M0. Quindi una prima definizione di pericolo è: il pericolo è una probabilità. Probabilità associata all'evento complessivo. Ok? Quindi ho visto che la probabilità, se la soglia è alta, la probabilità è bassa, quindi il pericolo è basso per fenomeni molto intensi, con magnitudine grande, il pericolo è più elevato quando la mia soglia è abbastanza piccola. È una buona definizione? Beh, facciamo alcune osservazioni. Il pericolo, così come è definito, è una definizione globale. Non mi dice nulla del dettaglio, non è spazialmente distribuita. Quindi con quella definizione del pericolo io mappe non ne faccio. Un pericolo naturale caratterizzato da una certa magnitudine, un certo volume di una frana, in realtà si sviluppa nello spazio e nel tempo e può cambiare. Due fenomeni che hanno la stessa magnitudine possono dar luogo a un fenomeno che si distribuisce spazialmente in maniera non uniforme. Quindi il pericolo complessivo non è uguale al pericolo che ho in ogni punto del territorio dove quella frana succede. Questo perché dipende dal territorio in cui succede. Dipende anche dal tipo di fenomeno. La frana si comporta in un modo, la colata in un'altra, e quindi hanno dei meccanismi di propagazione diversi. Quindi ci servirebbe definire, sarebbe utile se vogliamo arrivare alle mappe, trovare un modo di descrivere come si distribuisce spazialmente il pericolo, non solo dare una definizione complessiva, non è abbastanza. Allora, questa definizione di pericolo, che è stata la prima data storicamente, è limitata perché non ci permetteva di fare le mappe del pericolo. Qual è il passo che ci serve fare in più per arrivare alle mappe? Accanto alla descrizione globale del fenomeno complessiva, che la facciamo attraverso la magnitudine, dobbiamo introdurre anche una misura locale. Misura locale della grandezza che la chiamo intensità. Ok? Quindi parlo di magnitudine globale, parlo di intensità in un punto particolare dello spazio. Come faccio a passare dal fenomeno globale al particolare? Posso farlo sostanzialmente in due modi. O scelgo una strada di tipo statistico, lo faccio attraverso lo studio di eventi pregressi, questo l'ho fatto in passato, e quello che si fa ormai attualmente è uno studio deterministico attraverso delle simulazioni al computer, attraverso dei modelli. Quindi questa è la strada che sostanzialmente io posso dire: se ho un fenomeno di una certa magnitudine, prendo un modello, lo faccio evolvere e in qualche modo riuscirò a costruire l'intensità locale a partire da una magnitudine globale. Indipendentemente dalle strade che scelgo, comunque, la misura della grandezza locale del fenomeno come si può fare? Posso definirla sulla base di una o più quantità fisiche che siano spazialmente distribuite. Ad esempio, la velocità delle particelle, la velocità dell'acqua, è qualcosa che cambia nello spazio. Allora, posso prendere la velocità oppure la profondità del moto come grandezza che mi rappresenta l'intensità locale del fenomeno. Allora, con questa intensità locale del fenomeno, io definisco quello che viene chiamato livello del pericolo. Non il pericolo, perché il pericolo è globale. Il livello del pericolo, o hazard level, HL,
è un qualcosa che dipende sì dalla probabilità di accadimento dell'evento nel suo complesso. La probabilità di accadimento, l'abbiamo visto prima, è funzione della magnitudine complessiva. Ma poi ci metto anche un'intensità locale. Intensità locale che devo ancora dire, cioè in pratica come la misuro non l'ho ancora detto, però sostanzialmente definisco il livello di pericolo una funzione che tiene conto di queste due cose. Quindi il livello di pericolo è una definizione un po' più complessa, un po' più completa anche del pericolo. E poi è una quantità che soprattutto può essere valutata spazialmente e quindi da questa posso ricostruire le mie mappe. Quindi è un bel passo in avanti. Ma come è fatta questa funzione livello del pericolo? No? Beh, non esiste una funzione universale, oggettiva, non c'è, anche se pensate, il pericolo, la percezione del pericolo che uno ha è soggettiva. Anche nel definire questa funzione di livello del pericolo c'è una certa soggettività. Non esiste una funzione unica. Forse la più diffusa è la cosiddetta funzione o matrice di Buval. Buval è un acronimo tedesco dell'Ufficio Federale Svizzero per l'Ambiente, Foreste e Paesaggio. Buval è l'acronimo di questa cosa. È forse la più diffusa. È una funzione molto semplice, è molto, diciamo, essenziale. Perché? Perché considera come probabilità non tutte le possibili probabilità, ma le impacca in solo tre possibili livelli. E considera anche intensità, non considera tutte le intensità, le impacca in soli tre possibili livelli di intensità. Quindi, genericamente, diciamo, tre intervalli alto, medio, basso o di probabilità, alto, medio, basso di intensità, e questa macchinetta, se noi l'alimentiamo con questi parametri, ci sputa fuori il livello di pericolo. Ma fatto come? Anche questo è fatto con solo tre livelli, alto, medio, basso, e ad alto e medio, basso in genere è associato un colore che così diventa più immediato capire qual è il livello di pericolo a cui faccio di riferimento. Rosso, alto, blu, medio, giallo, basso. Come è fatta questa macchinetta allora? Questa macchinetta in forma matriciale è un po' questa. Allora, è una funzione che dipende dalla probabilità complessiva, ma della magnitudine, e da un'intensità locale. Sostanzialmente, se io prendo un fenomeno che ha bassa probabilità di accadimento, quindi ha una magnitudine associata molto elevata, devo andare a vedere queste tre possibili intensità. Se ho un'intensità bassa, il mio pericolo è basso, intensità media, pericolo medio, intensità alta, pericolo alto. Andiamo poi in dettaglio su come è fatta questa matrice. Notate che io posso avere intensità, ad esempio bassa, che è associata a tre eventi con probabilità di accadimento diverse. Ad esempio, supponiamo di avere una colata che in un punto dello spazio mi deposita 10 cm di materiale solido. È una cosa che posso catalogare come intensità bassa. Ma questi 10 cm di materiale può essere prodotto da un fenomeno con bassa probabilità di accadimento, quindi con una magnitudine molto grande, quindi è associata a un fenomeno molto grande, oppure può essere associata a un fenomeno con altra probabilità di accadimento, cioè con una magnitudine abbastanza piccola. Ma lì in quel punto ho sempre 10 cm di materiale. Cosa cambia? Beh, cambia perché è fatta così questa matrice? Perché dice, ma interpreta un po' la nostra psicologia, cioè dire, beh, 10 cm di materiale, succede poco, probabilità che succeda piccolissima, quello è un pericolo basso. Ok, effettivamente questo è un pericolo basso. Ma se gli stessi 10 cm mi capitano un po' più spesso, se tutti gli anni mi trovo 10 cm di materiale davanti a casa, non è che è proprio un pericolo. Cioè, cambio, la mia testa cambia e dice, no, attenzione, quello è un pericolo, però non è proprio basso, è almeno medio. Quindi, alla stessa intensità, possono essere associati livelli di pericoli diversi a seconda della probabilità dell'evento che l'hanno prodotto.
Questo perché, ripeto, la mia mente non conta, non valuta solo l'intensità locale, ma valuta anche la probabilità che quello succeda. Ok? Come facevamo prima, l'impatto del meteorite è enorme, ma la probabilità è talmente bassa, questa ha un livello di pericolo trascurato. Se invece però considero delle intensità alte, immaginiamo 2 metri di deposito di materiale davanti casa, supponiamo che possiamo catalogarlo come intensità elevata, beh allora lì cambio. Se questo succede spesso è pericoloso, se succede una volta sola nella vita è pericoloso uguale, 2 metri di materiale è un pericolo elevato. Benissimo, allora mettiamo qui per l'intensità alta, indipendentemente dal fenomeno che l'ha causato, io dico quello è un pericolo elevato. È un po' questa funzione, ripeto, è un po' un grafico che cerca di interpretare una certa psicologia, non lo so, è comunque un approccio umano al pericolo. Se invece guardo le cose in questa direzione, prendo un solo fenomeno con una data probabilità di accadimento, beh, allora all'aumentare dell'intensità aumenta anche il livello di pericolo. E questo è abbastanza logico, no? Poi ci sono anche due, qui è fatto con un taglio, ma questo lo saltiamo, insomma, perché sono due dettagli che forse non hanno. Altro elemento molto importante è il concetto di tempo di ritorno. Cos'è il tempo di ritorno? Beh, per alcuni fenomeni la probabilità di accadimento, quella che abbiamo visto prima, che abbiamo costruito con quel rapporto, è relativa alla massima magnitudine registrata in un intervallo di tempo di riferimento, in genere l'anno. Se immaginiamo le piogge, ad esempio le piogge di durata di un'ora, ogni volta che piove noi possiamo avere una misura della pioggia che è scesa in un'ora. Però la probabilità di accadimento non lo faccio sulle piogge che succedono sempre, prendo il valore massimo della pioggia oraria in un anno. E poi tutta l'analisi la faccio solo sui massimi, perché i massimi hanno delle proprietà che invece le altre magnitudini non hanno. Allora, se posso fare questo, la serie di eventi che misuro, la massima intensità di pioggia annuale, diventa una serie storica. Ne ho una all'anno, sempre. Allora, in questo caso, le magnitudini che abbiamo a disposizione sono una per anno. Ogni anno abbiamo un valore. Abbiamo una magnitudine associata ad ogni anno. Allora, cos'è, vista in questo modo, cos'è il tempo di ritorno? Il tempo di ritorno è il tempo medio che intercorre tra due eventi con una magnitudine superiore a un valore prefissato. Allora, vediamo di capire questa definizione. Fissiamo un valore di magnitudine M0. Dobbiamo andare a prendere tutti gli eventi che hanno una magnitudine che sta sopra e andare a misurare la distanza tra un evento e l'altro, ma la distanza è in anni. Quindi sappiamo stimare quanto tempo passa in media tra un evento e un altro che sta sopra questa soglia. Qui, ad esempio, è circa 13 anni in questo caso qui. Se però cambiamo la soglia, la mettiamo un po' più bassa, vedete che ce ne sono molto più, gli eventi che superano questa soglia sono molto di più, ma sono anche in media più vicini. Quindi abbassando la soglia, il tempo di ritorno, cioè il tempo medio tra due eventi che superano questa soglia, diminuisce. Qui è circa 5 anni. Okay? Quindi sostanzialmente, se alzo la soglia, alzo, il tempo di ritorno è un qualcosa che cresce. Il tempo tra eventi che sono sempre più rari diventa sempre più grande. Se abbasso la soglia, il tempo di ritorno, cioè il tempo medio tra un evento e l'altro che supera la soglia, diventa sempre più basso. Ha un comportamento l'opposto a quel comportamento della probabilità che abbiamo visto prima. Anche la probabilità giocava sul livello e andava a vedere quello che stava sopra e sotto. Non è che per caso questi due concetti sono, come dire, collegati? Beh, si può dimostrare che
il tempo di ritorno, così come l'abbiamo definito, è esattamente l'inverso di una probabilità. Sono due facce della stessa medaglia, ma parlare di tempo di ritorno in anni è un aspetto che è un po' più fisico, è un po' più facile da concepire, è piuttosto che una probabilità messa in termini dimensionali dove non riesco a cogliere alcuni dettagli. Quindi un tempo ci dice, il tempo di ritorno è in anni e ci dice qualcosa di probabilistico. Bisogna stare attenti però che il tempo medio non è il tempo che intercorre tra due eventi, è il tempo medio. Per cui, come vedete qui, in questo caso abbiamo degli eventi che accadono ad intervalli molto più piccoli di quei 5 anni. Se invece vado a vedere questi valori qui, la distanza tra due eventi che superano questo valore di soglia è molto più grande di 5 anni. Quindi non è che se io dico, ho un evento che ha un tempo di ritorno di 5 anni, è successo quest'anno, per i prossimi 5 anni sono a posto. No. Assolutamente non vuol dire questo. Se siamo in questo caso, addirittura abbiamo un evento, bene, l'anno dopo, 2 anni dopo è risuccesso. Quindi bisogna stare molto attenti quando parliamo di tempi di ritorno, perché non dobbiamo dare il concetto che è il tempo con cui si ripetono, per cui se succede una volta, l'evento successivo della stessa magnitudo non succederà dopo un tempo di ritorno. Questa è una confusione che spesso si trova in ambito non tecnico, per cui bisogna stare molto attenti a dare queste informazioni corrette. Allora, come si stima il tempo di ritorno di un evento? È sempre io vi sto parlando dal punto di vista concettuale, non il dettaglio tecnico è un'altra cosa. Comunque, concettualmente è questo. Supponiamo di avere i nostri dati e di avere un nuovo dato con questa magnitudine. Bene, considero questa magnitudine come evento di soglia. Metto una soglia qui e vado a calcolare il tempo medio di tutti gli eventi che superano questo valore di soglia. Supponiamo che ci venga 10 anni. Bene, allora io dico che questo evento ha un tempo di ritorno pari a 10 anni. Quindi ad una magnitudine associo un tempo di ritorno. Potrei fare anche viceversa, dire, ma se io ho fissato il tempo di ritorno, dico un tempo di ritorno di 50 anni, qual è la magnitudine di quel fenomeno che ha tempo di ritorno a 50 anni? Come faccio a trovarla? Beh, semplicemente prendo la mia soglia, la alzo fin quando gli eventi che stanno sopra questa soglia hanno un tempo medio di accadimento pari alla 50 anni che sto cercando. Allora, ad un tempo di ritorno riesco ad associare una magnitudine. Quindi parlare di tempo di ritorno e parlare di una magnitudine associata in maniera probabilistica è la stessa cosa. Magnitudine, tempo di ritorno, in termini sempre probabilistici. Tempo di ritorno, magnitudine, è la stessa cosa. Sono due cose collegate, sempre che io abbia la struttura dei dati di come sono fatte queste cose. Allora, il nostro livello del pericolo, che prima l'abbiamo definito in funzione della probabilità di accadimento, lo posso ridefinire in maniera forse un po' più semplice in funzione del tempo di ritorno. Tanto è uno l'inverso dell'altro, è sempre un approccio di tipo probabilistico. Quindi abbiamo tempi di ritorno bassi, medi ed alti, tempo di ritorno basso, eventi che capitano frequentemente, magnitudine bassa, tempo di ritorno alto, eventi che capitano raramente, magnitudine complessiva alta. Ok? Però non abbiamo ancora detto cos'è questo basso, medio, alto. È ancora qualitativo. A un certo punto noi dovremmo arrivare anche con dei numeri, se no parliamo e basta. No? Come si determinano gli intervalli che mi dicono il tempo di ritorno è basso? O l'intensità è bassa? Beh, vengono individuati dall'ente territoriale competente, provincia di Trento, provincia di Bolzano, regione di qua, regione di là, e dipendono dal tipo di fenomeno, no? Perché ogni fenomeno ha la sua struttura probabilistica diversa, ha delle grandezze che definiscono l'intensità locale che possono essere diverse, quindi ogni fenomeno ha la sua
definizione di tempi di ritorno e intensità. Allora, poniamo l'attenzione sulle colate detritiche. Qui vi faccio vedere anche un filmato, visto che prima abbiamo visto un po' di statica, adesso ne vediamo uno. Qua vediamo il fronte che avanza, non so se si vede bene, di questo miscuglio di acqua e sedimenti. In questo caso avviene in un alveo, quindi tutto sommato senza grossi problemi. Qui c'è anche poi una stima della velocità e della portata che transita. Caratteristica: sul fronte di solito si accumulano i massi molto grossi, dentro c'è questo miscuglio di acqua e sedimenti di varia pezzatura che vengono trasportati, e questo è l'effetto che fa, beh, insomma, abbastanza impressionante, no? Vedete qua che dimensioni vengono trasportate, che sembrerebbe quasi impossibile, no? Che una colata riesca a trasportare materiale così grosso. Quanto sono distruttive? Beh, date un'occhiata a questo filmato, guardate un po', questa colata è abbastanza lenta, guardate la casa cosa fa. Eh beh, quella era un po' debole, questa forse resiste? No, ahimè no, neanche quella. Dopo un po' è un po' più robusta, ma viene portata via. Quindi, anche se la velocità è abbastanza lenta, è chiaro che le colate generano una serie di problemi. Non niente. Allora, se noi vogliamo calcolare la mappa del pericolo di una colata, dobbiamo definire il tempo di ritorno di una colata e l'intensità locale di una colata e la magnitudine. Il tempo di ritorno di una colata, per definire il tempo di ritorno, probabilità, dobbiamo parlare di magnitudine, cioè di misura complessiva globale del fenomeno. Cos'è che possiamo prendere? Beh, possiamo prendere il volume della colata, acqua, sedimenti, quant'altro, o qualsiasi altro grandezza fisica. Qual è il problema che dicevamo prima? Dove nasce il problema? Il problema nasce dal fatto che non ho misure sufficienti, note, per fare un'analisi di tipo statistico e probabilistico. La probabilità di accadimento e quindi il tempo di ritorno di una colata non riesco a misurarla perché ho pochissimi dati misurati. Già le colate non accadono spesso. Di queste colate, quelle che posso descrivere in maniera dettagliata, che ho delle misure ben fatte, pochissime. Quindi non posso fare nessuna statistica. Qui sono fritto. Allora bisogna pur uscirne. Qual è il modo per uscirne? È andare a vedere non solo la colata nel dettaglio, ma il fenomeno complessivo, come prima faceva vedere il professor Rigoni. Le colate sono prodotte da delle piogge molto intense. Quindi piogge intense che generano un deflusso superficiale significativo. Se ci sono delle zone con del materiale sciolto che possono essere movimentate, queste a un certo punto scendono a valle, si depositano magari sul conoide dove la pendenza cambia, si ferma tutto il materiale. Allora, siccome non riesco a calcolare la probabilità di accadimento della colata, vado a prendere la probabilità di accadimento del fenomeno che innesca tutta la colata, cioè delle piogge. Perché? Perché sulle piogge, le piogge le misuro, ho dati di tanti anni, quindi posso fare tutta la trattazione statistica che voglio. Quindi faccio questa uguaglianza, uguaglio le probabilità. Non è che sia proprio una cosa vera, Anzi, diciamo che non è vero che ogni volta che piove io ho una colata, per fortuna. Però lo è, diciamo, è accettabile per gli eventi estremi. Cioè per eventi di pioggia molto estrema spesso è associata a una colata. Quindi è l'unico modo, anche perché è l'unico modo che abbiamo, è di fare questa uguaglianza tra le probabilità di accadimento. Colata, pioggia che produce quella colata. Allora, in questo modo sistemiamo il tempo di ritorno associato alla magnitudine di una colata. La magnitudine è l'intensità della pioggia che produce la colata. Allora, quali sono le classi, le probabilità, le classi di probabilità o le classi di tempo di ritorno? Beh, dicevo, dipende dalla normativa locale, in questo caso la provincia di Trento classifica con tempi di ritorno bassi tutte le colate che hanno un tempo di ritorno compreso tra 1 e 30 anni. Poi in genere si definisce la classe con tempo di ritorno bassa, si individua col valore estremo, 30 anni.
classi con tempo di ritorno medio sono tutte quelle colate che hanno un tempo di ritorno comprese tra 30 e 100 anni, alte tra 100 e 200, Bolzano 300. Quindi cambia un po', se andiamo in un'altra regione può cambiare, le classi è una cosa che dipende dal tempo, ovviamente, perché non c'è scritto da nessuna parte che questi sono i valori veri, eh. È un'interpretazione di mentale di quello che ci succede, quindi è lecito mettere valori diversi. L'intensità locale come la misuro? Allora, devo definire le grandezze fisiche che sono caratteristiche di quel fenomeno e anche queste, quali siano, sono dati, sono definite dai servizi locali competenti in materia. In particolare, se consideriamo una colata di detriti, la normativa trentina dice: dobbiamo considerare la profondità della corrente, il tirante, la velocità della mistura, lo spessore dei detriti e la profondità dell'erosione. Queste quattro grandezze definiscono, sono grandezze che sono usate per definire l'intensità locale. Ok? Adesso però dobbiamo definire la classe di intensità. Per ogni punto dello spazio, noi abbiamo una colata che passa, la velocità della colata in un punto cambia nello spazio e nel tempo. Se mi siedo in un punto e misuro la velocità, potessi farlo, la velocità non è una costante, cresce, poi cala, non è un valore costante. Per sapere l'intensità locale devo andare a prendere il valore massimo registrato o simulato con uno strumento di simulazione. Allora prendo il valore massimo e poi definisco la classe di intensità di ognuna di quelle grandezze che abbiamo visto prima, tirante, velocità, erosioni, deposito, e la classe di intensità di ogni grandezza si determina in base all'appartenenza del valore massimo ad uno degli intervalli prestabiliti, anche questi definiti dai servizi locali. Ad esempio, sempre normativa trentina, profondità della corrente. Se ho una profondità maggiore di un metro, l'intensità di questa grandezza è elevata. Se è compresa tra 0,5 e 1 metro, ho un'intensità media. Se è minore di 0,5, è bassa. Quindi devo mettermi in un punto e misurare profondità della corrente, valore massimo, velocità massima, spessore del deposito e profondità dell'erosione. Allora mi ritrovo con quattro massimi. Supponiamo di aver misurato una profondità della corrente che rimane sotto in mezzo metro. Allora, relativamente alla profondità della corrente, questa è un'intensità bassa. La velocità, velocità misurata tra 0,5 e 1, benissimo. Allora, la velocità ha un'intensità media. Spessore del deposito, 10 cm, intensità bassa. Profondità dell'erosione è 3 metri. Beh, allora, questa grandezza ha un'intensità elevata. Cosa prendo? Visto che ho quattro variabili e io devo definirne una sola, perché il fenomeno è caratterizzato da una sola grandezza, non da quattro. Allora, l'intensità locale del fenomeno complessivo è il valore massimo raggiunto da una delle grandezze. Nel nostro caso, siccome la profondità dell'erosione era un'intensità elevata, il fenomeno locale ha un'intensità elevata, anche se le altre grandezze erano più piccole. Ok? Quindi la nostra macchinetta comincia un po' a definirsi e allora posso definire l'argomento e l'algoritmo, scusate, per la mappa, per trovare la mappa dei livelli di pericolo. Devo usare allora la matrice di Mouval. Abbiamo detto ho tre classi di tempi di ritorno. Definire un tempo di ritorno alto, abbiamo detto 200 anni, vuol dire definire una magnitudine del fenomeno. Tempo di ritorno e magnitudine sono collegate. Devo avere un modello che mi evolva quel fenomeno in modo da poter andare a calcolare le intensità locali. Allora, ho bisogno di un simulatore al computer del mio fenomeno. Devo fare tre simulazioni, uno con tempo di ritorno basso, uno con tempo di ritorno medio, una con tempo di ritorno alto, che vuol dire piccola magnitudine, media, grande magnitudine complessiva. Il tempo di ritorno viene dato dalla normativa,
uso la matrice di Bouval e la definizione di classe di intensità per quel fenomeno, prendo il valore massimo di livello del pericolo punto per punto all'interno del nostro territorio e arrivo a definire una mappa dei livelli di pericolo. Notate che non viene mai chiamata mappa dei livelli di pericolo, ma viene semplicemente detta mappa del pericolo. Le mappe che ci sono sono chiamate mappe del pericolo, anche se a rigori sarebbero mappe del livello del pericolo. Allora qui l'elemento chiave per riuscire a fare una mappa, abbiamo detto, è un simulatore del nostro fenomeno. Come si fa a simulare al computer un fenomeno fisico? Beh, qui sostanzialmente vado veloce perché siamo già in ritardo. Abbiamo bisogno di un modello matematico, grandezze fisiche, equazioni che lo descrivano, relazioni che dicono quello che succede. Abbiamo bisogno di uno schema numerico, ho bisogno di trasformare delle relazioni formali in numeri. Abbiamo bisogno di numeri che descrivano il fenomeno com'è all'inizio e come finisce il contorno. Abbiamo bisogno di un software, dobbiamo trasformare lo schema numerico in qualcosa che il computer sa fare, elabora i dati e poi ce li dà a ritorno. Abbiamo bisogno di un software che rappresenta visivamente i numeri ottenuti, che ce li trasformi in pericolo. Per le colate di detriti, come si fa a simulare? Ho bisogno di un modello solo o ho bisogno di più modelli? Allora, abbiamo detto, per le piogge, essendo la magnitudine, faccio una trattazione statistica. A volte si usa anche un modello atmosferico per conoscere le piogge. Quindi ho bisogno di un modello. Ho bisogno di un modello che trasformi, che mi dica in funzione di quanto piove, quanta è l'acqua che passa in ognuno dei punti della nostra rete di drenaggio. È un modello a flussi e deflussi, un modello idrologico, di cui abbiamo Riccardo Rigon, è esperto. E poi abbiamo bisogno di anche il terzo elemento, che è il modello che invece descrive la dinamica della colata una volta che è partita. Ci sarebbe anche modelli di innesco, ma insomma diventa, questa è la semplificazione. Di questo io me ne occupo personalmente, anche il professor Fraccarollo, ma per riuscire a fare questo bisogna anche fare degli studi di laboratorio in scala. Qui se ne occupa il professor Manini, ma anche il professor Fraccarollo. Quindi diciamo, noi qua al DICAM ci occupiamo di vari aspetti che mettiamo in fila per riuscire a simulare poi e arrivare alla mappa. Allora, velocemente, il modello che noi abbiamo sviluppato, io e il mio gruppo di ricerca, per la descrizione delle colate di detriti è il modello TRENT2D. TRENT è un acronimo, qua andiamo visto che siamo in ritardo. È un modello bidimensionale, bifase, cioè tiene conto della presenza contemporanea di liquido e di solido. Non tutti i modelli fanno questo. Permette di capire come funzionano. Un modello di questo genere dà un'idea, descrive come funzionano le colate. Vediamo ad esempio un evento, un caso. Ad esempio qui abbiamo un'ipotesi di una colata che transita su un tratto molto inclinato che arriva su un conoide che ha molto meno inclinato. Allora noi con questo modello possiamo simulare quello che succede. Qui abbiamo il fronte, vedete? Un fronte che è molto simile a quello che abbiamo visto nel filmato di prima, la colata che arriva. Qui vediamo, si vedono poco, sono dei vettori velocità e abbiamo un colore che mi rappresenta quanto sedimento c'è all'interno della colata, la concentrazione. Cosa succede quando la colata arriva sul cambio di pendenza? Vedete che le cose un po' cambiano, il fronte è cambiato. Se andiamo a vedere qua sotto il colore che mi rappresenta quanto materiale si muove, vedete che qua è più chiaro. C'è meno materiale che si muove. Dove è andato a finire quel materiale che prima c'era? Beh, tende a depositare sul fondo. Il fondo si alza. Quindi un fenomeno di questo genere, un cambio di pendenza, ci fa vedere, e il modello ce lo dice chiaramente, come si abbiano dei depositi nel conoide. Ecco perché il conoide è il punto dove si ferma, dove si accumula il materiale. Il materiale si accumula perché si siede, non è più la colata non è più in grado di trasportarlo, non sa più dove metterlo, lo butta sul fondo, come fosse una sporcizia, lo butta via
chi è che va avanti? Va avanti una colata che ha concentrazione sempre più bassa. Addirittura alla fine la concentrazione tende a diventare molto molto piccola. Alla fine del passaggio di una colata, cosa rimane? Il materiale solido che si è depositato, il materiale molto fine e l'acqua se n'è andata. Quindi in realtà una colata non è che si ferma il materiale solido che c'è dentro, almeno la maggior parte. Questo ad esempio è quello che possiamo dire con un modello matematico di questo genere, una simulazione al computer, e possiamo usare questi modelli anche per riprodurre e simulare eventi, perché se non sappiamo fare questo non possiamo neanche fare le nostre mappe. Andiamo a vedere un esempio. Questo è il caso di una colata su un conoide. Vedete come al variare del tempo si sviluppa la colata, va nel mezzo alle case, la colata non è sempre la stessa, prima aumenta, poi diminuisce, le grandezze variano nel tempo, come dicevamo prima, noi dobbiamo andare per costruire le nostre mappe a prendere il valore massimo. Ok? Questi si possono fare, ovviamente. Ok? Poi abbiamo bisogno anche di una visualizzazione. Anche su questo fatto abbiamo lavorato in particolare con la ditta Trilogis, che è uno dei partner di questo progetto da Franca, e abbiamo prodotto un sistema che permette di gestire e di visualizzare le colate detritiche e i risultati del modello che abbiamo visto prima. Tanto per farvi vedere, non entro nei dettagli tecnici, ma ha una parte che è dedicata proprio alla possibilità di comunicare anche a gente non esperta le caratteristiche di una colata. Ad esempio, attraverso una visualizzazione tridimensionale, io ho la mia mappa tridimensionale, posso metterci sopra anche un'immagine per renderla un po' più realistica e capibile dalla popolazione, e a questo punto, giocando un po' su alcuni parametri, posso scegliere cosa far vedere, in questo caso cos'è il modulo della velocità, posso produrre un filmato che ci dà un'idea di quello che succede durante una colata. E qui è una cosa molto intuitiva e che può essere utile quando uno deve spiegare o comunicare a gente non esperta cosa succede quando parliamo di colate, cosa succede nel suo territorio quando simuliamo una colata. Quindi elementi importanti che servono per la comunicazione. Quanto sono affidabili le mappature? Ci sono dietro talmente tante ipotesi che abbiamo fatto, semplificazioni, e prendi il massimo, e prendi varie variabili, e considera il livello. Ma poi alla fine di tutta questa procedura, abbiamo qualcosa in mano che sia affidabile? Non è che lo sappiamo dimostrare in molti casi, noi ne abbiamo uno, in cui questo siamo riusciti a stimare l'affidabilità di una mappatura. È il caso della Valmolinara, che è un caso che verrà ripreso questo pomeriggio perché avremo il sindaco che poi ha gestito questo fenomeno. La Valmolinara è una valle situata vicino a Trento, sull'altipiano di Pinè, tra il lago della Serraia e il lago delle Piazze, vicino all'abitato di Campolongo. E il 14-15 agosto del 2010 c'è stata una colata durante la notte, la mattina questa era l'immagine che si poteva vedere. Cosa è successo? Beh, qui abbiamo il dosso di Costalta, qui abbiamo l'abitato di Campolongo, questa è la Valmolinara, piogge molto intense che hanno generato un'erosione diffusa, tutta questa zona alta è erosa in maniera abbastanza, non dico uniforme, ma molto diffusa. Poi il tutto si è incanalato nel torrente con delle forti trasporto solide, delle erosioni spondali significative. Arriva in fondo, cambio di pendenza, come abbiamo visto prima, cosa fa il materiale? Si siede tutto. E quindi abbiamo avuto tutto il deposito di materiale in prossimità dell'abitato e poi la parte liquida che se n'è andata. Dicevo erosioni? Erosioni intendo, vedete l'ordine di grandezza una persona, quindi questi sono più grandi di una persona, sono 3-4 metri. Addirittura nella parte alta,
arriviamo a 10 metri abbondanti, quindi erosioni significative. Depositi sul conoide, beh, anche questi, vedete, sono abbastanza significativi, non abbiamo la profondità, ma dimensioni dei massi, anche questa rispetto a una casa, vedete che sono significative. Quadro d'insieme, questo è il quadro d'insieme di dove è arrivata, di dove si è depositato il materiale della colata. Per questa colata abbiamo avuto la fortuna di avere un rilievo fatto relativamente bene, già tanto per il dettaglio di una colata, dove abbiamo una zonizzazione e per ogni zona una stima dello spessore del materiale che si è depositato. Quindi sappiamo che è circa attorno ai 40.000 metri cubi. Questo è l'evento. La mappa del pericolo che noi avremmo potuto fare prima dell'evento. Noi l'abbiamo fatta dopo, ma l'abbiamo fatta alla cieca, abbiamo fatto finta di non sapere nulla, non sappiamo che è successo quell'evento. Abbiamo applicato quella macchinetta di cui vi ho spiegato prima e questo è quello che abbiamo ottenuto. È una mappa che individua come zona a pericolo elevato tutta la parte sostanzialmente dove ci sono le case e una parte qui, ma questa, ripeto, non è legata a un fenomeno particolare. È il frutto di quella macchinetta magica che abbiamo messo in conto. E questa mappatura ci avrebbe detto qualcosa di utile, previsionale, per quanto riguarda quell'evento specifico? Allora, sovrapponiamo il rilievo dell'evento. A parte alcune zone dove però la differenza è abbastanza, di fatto non è così rilevante, il grosso della zona soggetta, che è stata soggetta a deposito di colata, sarebbe stata colta da una mappatura di dettaglio. Poi è chiaro che la mappa vera e propria non va a ritagliare punti di questo genere, ma potrei considerare probabilmente rosso tutto quanto. Poi c'è una elaborazione che deve essere fatta personalmente, una scelta del tecnico che dice, forse questo è il caso di considerare tutta questa zona a pericolo. Quindi le mappe che si ottengono dalle simulazioni vanno comunque omogenizzate con una scelta di un tecnico. Quello che però è importante è che in questo caso, non posso dirlo in generale, ma in questo caso la mappatura ci avrebbe detto qualcosa di significativo rispetto al livello di pericolo di questa zona. Direi che a questo punto andiamo, salto un po' di cose e arriviamo al fatto che cosa è stato fatto lì. Lì era una zona di pericolo elevato, è successo quello che è successo, poi in realtà sono state fatte degli interventi, è stata fatta una briglia aperta, sono state fatte delle sistemazioni, per cui quella zona che noi abbiamo mappato rossa, se voi andate a vedere sulle mappe del pericolo della provincia, non è più rossa, ma è un pericolo che è stato declassato per la presenza di questa struttura che sicuramente riduce il pericolo, ma non lo avvera. Infatti c'è, diciamo, nelle mappe, oltre a quei livelli che abbiamo visto, ci sono anche dei livelli speciali che sono livelli di pericolo residuo, cioè il fatto che io abbia costruito un'opera di questo genere riduce tantissimo il pericolo, ma non lo avvera. Quindi c'è un pericolo residuo e varie altre cose. Direi che si può, di cose ne ho altre tante, ma non mi sembra il caso, ci fermiamo qui. Se avete domande, sono... Grazie Giorgio. Posso fare una domanda? Certo. Però non è forse del tutto pertinente, ma siccome le colate avvengono e non è facile prevederle come un'esondazione, quali sono adesso gli studi? Cioè, perché io ho la mappatura come una calamità annunciata, cioè ho una pericolosità, ho un colore su una determinata zona che è tutta abitata. Come allerto questa popolazione? Cioè, cosa mi serve sapere? Cioè, non posso delocalizzare, cioè dovrei delocalizzare tutti i conoidi. Certo. Ho visto che sì, l'intensità della pioggia, però ci sono anche i vetri di sui riversi.
interessante. Esatto. C'è allo studio qualcosa? C'è qualcosa? Ci stiamo lavorando, nel senso che stiamo lavorando su delle soglie intensità durata che siano significative per le colate. Cioè dire, se nella previsione delle piogge la pioggia è prevista con un'intensità, una durata sopra un certo valore di soglia, allora lì posso stare attento. Ci sono già stati fatti una serie di studi in questo senso, ma quello che è stato fatto finora è che le soglie che sono state ricavate sono soglie molto basse, quindi non possono essere usate in pratica perché dovrei allertare ogni volta che piove la popolazione. Non sono affidabili, sono troppo basse. Noi stiamo pubblicando uno studio dove abbiamo cercato di migliorare questa stima, abbiamo delle stime che sono più elevate, basate su un approccio diverso, non sono ancora affidabili. Perché? Perché i dati a disposizione per ottenere queste soglie sono ancora troppo pochi. Perché noi per fare una certa elaborazione abbiamo bisogno di un numero sufficiente di dati che storicamente non ci abbiamo. Perché il rilievo sistematico degli eventi di colata è stato fatto, viene fatto solo da pochi anni. La provincia di Bolzano è forse la provincia che ha il database migliore di tutta Italia, infatti ne abbiamo lavorato molto sui vostri dati, che sono quelli più, però sono comunque pochi. Quindi non c'è una soglia per cui posso fidarmi a comunicare. Secondo me non è ancora. Perché posso comunicare anche se poi la cosa non avviene. Certo. Però posso dire. Secondo me è ancora. È non ancora siamo neppure no, quella possibilità. No. E l'altra cosa che è sistemi di allerta immediata, è questi, diciamo che il tempo medio delle colate da quando parte a quando arriva il conoide è la previsione minuti. Meteorologica. Eventualmente, però, dalla provvisione meteorologica ad avere delle soglie che siano comunque, perché non sono solo delle soglie di pioggia, perché devo tener conto anche se c'è sedimento, se non c'è, siamo ancora in alto mare. Ci stiamo lavorando, ma non abbiamo una risposta. Comunque, purtroppo no. La protezione civile adesso tende a dare delle soglie sugli eventi pluviometrici. Evidentemente ci sono un certo numero di falsi allarmi credo che vada accettato anche il falso allarme quando è supportato da una probabilità che bisogna decidere quale. Bisogna però convincere la popolazione, ed è questo uno degli obiettivi di questo progetto, è che se c'è anche un falso allarme, pazienza, è meglio che me ne vada una volta che invece no, sono andato via, beh, allora ti faccio causa perché ho sprecato 3 ore. Quindi bisogna lavorare tantissimo sulla consapevolezza della popolazione sul come reagire, su come accettare certe tipologie. Questo è, credo, non a caso abbiamo messo in piedi anche questo progetto, perché è uno degli elementi chiave per far funzionare la protezione civile, far capire alla popolazione, renderla partecipe, renderla consapevole, avere gli strumenti anche semplici per far comunicare, per far capire certe cose, e quindi che ci sia questa consapevolezza di dire, vabbè, devo andare via, vado e poi tornerò, non è successo niente, meglio, finita lì. È un po' quel discorso che faceva Scolozzi prima, di una popolazione che è attiva, no, come hai detto, collaborativa oppure invece il contrario, a protestare. Quindi bisogna fare le opere di protezione, sì, ma è altrettanto importante lavorare sulla popolazione e dargli, diciamo, un supporto, una descrizione robusta, affidabile, che la gente che ti racconta questo è credibile. Questo è un po' anche l'allertamento fa parte del lavoro di anticipazione. Una domanda ce l'ho io, non so se hai parlato, è stato via qualche minuto, di mappe del rischio come concetto. No. Vabbè, ok, ma non so se l'uditorio è interessato a questo tipo di domanda, penso che forse tutti sapete cos'è, per cui io volevo fare un commento a quello che è il risultato di questo intervento del professor Rosati. E il commento è questo, che il professor Rosati è arrivato a illustrare nei dettagli anche la mappa del pericolo. Supponiamo di conoscere anche cos'è la mappa del rischio. Ecco, con la mappa del pericolo l'aspetto tecnico ha prodotto un risultato fondamentale, cioè è quasi ultimativa la cosa. Con la mappa del pericolo siamo in grado di
come dire, deporre le armi, noi ingegneri fisici, idrologi, idropedologi, tutto quello che c'è, e lasciare spazio al dialogo con le competenze sociologiche, con le competenze economiche, aspetto importantissimo, con le competenze amministrative e politiche. Quindi direi che è un punto importante anche come, come linea di confine tra ciò che è stato l'incedere tecnico nostro, quello che abbiamo illustrato stamattina, ma che è solo una piccola parte di tutto il lavoro che c'è dietro all'anticipazione nei fenomeni di rischio idrogeologico, e lascia spazio poi alle altre competenze. E è un momento anche corretto questo di interrompere la giornata, perché nel pomeriggio daremo spazio proprio alle altre competenze, in una specie di confronto cieco, perché loro non ci hanno ascoltati, ma noi adesso siamo, come dire, consci di quelle che sono le parti tecniche, adesso andremo ad ascoltare nell'interessante conferenza o dibattito di questo pomeriggio i relatori che abbiamo invitato. Ci sono domande? Prego. Sulla questione della variabilità delle precipitazioni, quando ho visto quella culata mi è venuto in mente un fenomeno che è successo quest'estate nel comune, di una culata di 10.000 metri cubi. Noi avevamo delle opere fatte dai bacini montani che hanno contenuto il fenomeno in una zona di seconde case, per cui periodo estivo, quindi criticità a livello turistico, eccetera, ma comunque le opere fatte dai bacini montani veramente sono servite e per la prima volta le abbiamo utilizzate e hanno contenuto 10.000 metri quadrati. La cosa che ha spaventato me, per certi versi, comunque ci ha preoccupato, è che il fenomeno è stato generato da 2 ore di pioggia, nel senso che, come dire, quest'estate non è stata particolarmente piovosa, è stato un fine settimana, adesso non ricordo, ma comunque io ho contato 2 ore di pioggia piuttosto intense, ma neanche più di tanto, che hanno determinato questo evento. Per cui il fatto che sia appunto un elemento, uno dei pochi elementi in questo momento a vostra disposizione per calcolare la portata delle colate, da un certo punto di vista mi preoccupa ancora di più, nel senso che rispetto magari ad altri fenomeni, insomma, sono davvero meno controllabili. La seconda cosa è sulle mappe del pericolo. La provincia in novembre ha mandato ai comuni la nuova carta di sintesi del pericolo, chiedendo ai comuni di fare delle osservazioni fondamentalmente. Per noi è stato veramente, in generale la nostra zona è rossa. In senso politico, in senso... è rossa, perché è rossa, quindi tutta la questione della valorizzazione del patrimonio montano, ecco, proprio per questo, nel momento in cui la provincia ci ha presentato questa mappa, che ha appunto, mi sembra di aver capito, dei parametri, cioè dei parametri deterministici, come diceva prima, cioè non di storico, nel senso loro hanno sovrapposto le varie carte, insomma, e si è determinata la macchia rossa piuttosto che la macchia gialla, tra parentesi molto spesso non tenendo conto delle opere che si sono fatte durante il periodo, perché anche questo, no? Nel senso, ad esempio, l'abitato di Davone ha un vallo che praticamente protegge tutto l'abitato per data da una frana del 94, questo vallo non è stato tenuto conto. Per cui vai anche a spiegare alla gente che, oppure tutti i masi, tutte le seconde case nella zona valle, messe nelle zone rosse, a livello, a livello politico, vabbè, ce la siamo scelta, non è che voglio dire, però forse sarebbe importante proprio riuscire a spiegare, a parte appunto ai sindaci e agli amministratori, ma poi anche trovare la modalità giusta di trasmettere queste informazioni, perché è ovvio che la salvaguardia della vita viene prima di tutto, però elementi come la valorizzazione e la permanenza delle popolazioni nei nostri contesti e altre, in un contesto sociale altrettanto sociale, importante da un certo punto di vista, per cui la comunicazione da questo punto di vista per noi è stata poi piuttosto difficile, no? Nel senso che arriva lì e dice che fondamentalmente non può fare niente su quella casa, perché è giusto così, ci mancherebbe, oppure costruirsi un vallo dietro e finire da lì, insomma, però questi
elementi sono difficili da comunicare. Assolutamente, grazie. Le carte, allora, come dicevo prima, le carte in realtà ce n'è una per ogni fenomeno. Provincia, qua ne abbiamo, la carta di sintesi è una sintesi, è una sovrapposizione di tutte queste carte e ognuna è fatta col suo meccanismo, con le sue procedure e quant'altro, e poi finisce con la zona. Qua c'è un passaggio, perché dalla carta della pericolosità in Trentino si è passati alle carte delle penalità, che è un surrogato della carta di rischio. Per cui dove io ho, diciamo, andiamo avanti qua, e dove ho una zona che è soggetta a un pericolo di un certo livello, quella zona è ovviamente penalizzata dal punto di vista dell'uso del territorio. Non lo posso usare facendo finta di niente. Quindi è stata fatta tutta una procedura per legare le classi di pericolo, che sono il risultato di quella cosa lì, a delle classi di penalità per ogni tipologia di pericolo. Poi, a questo punto, siccome ne abbiamo tanti e diversi tipologie di pericolo, bisogna definire una gerarchia di classi di penalità, e poi, alla fine, bisogna dire quali regole definiscono cosa posso fare e cosa non posso fare quando un territorio è segnato da una certa penalità. Questo è un po' una serie di passaggi che sono stati fatti per arrivare alla famosa carta di sintesi, che è quella che vi avevo fatto vedere prima. Poi ci sono tutti i passaggi che non ho avuto il tempo di farvi vedere, ma poi si arriva a questa cosa qui. Queste carte, attenzione, un altro elemento importante che non ho detto, ma le carte non sono... come dire, delle cose statiche nel tempo, per vari motivi. Uno, perché nel momento dell'adozione ci possono essere delle zone o degli errori per cui, come lei ha sottolineato, certe strutture, certe cose non sono state considerate. Può capitare. Ci può essere, le carte vanno aggiornate periodicamente. Perché? Perché la conoscenza e la descrizione, la capacità di descrivere quei fenomeni cambia nel tempo. Noi quello che sappiamo fare oggi è molto diverso rispetto a quello che sapevamo fare 5 anni fa o 10 anni fa. Le carte che produciamo adesso, le analisi che facciamo adesso, 5-10 anni fa ce le sognavamo. Quindi 10 anni fa, 5 anni fa avremmo avuto una carta, se la rifacciamo adesso diventa diversa. Per cui cambia la conoscenza, cambia anche la carta, che deve essere aggiornata secondo le più aggiornate conoscenze scientifiche. E per il fatto che non può cambiare, perché non è incluso certe cose, per cui c'è la possibilità di modificare quelle carte con opportuni studi, con opportuni aggiornamenti. Quindi anche qua la carta non è un qualcosa che rimarrà in eterno, fatta una volta è lì. Anche questo bisogna spiegare alla popolazione, che può cambiare, o se faccio un'opera questa può cambiarmi la classe di penalità. Ad esempio, se noi qui andiamo a vedere in questa, ecco, questa è la zona, qui abbiamo il lago e questo, arriviamo alla Valle Molinara, eccola qui, questa qui è la Valle Molinara, questo è l'abitato che io ho segnato come zona rossa in quella mappatura. Qui invece si vede poco, ma è segnato da una riga gialla a 45 gradi. Se andiamo a vedere, è pericolosità residua, perché lì c'è stato l'intervento, quell'opera che abbiamo visto prima, che ha fatto cambiare notevolmente la mappa. Quindi nel tempo, fatta alcuni anni fa, questa mappa era totalmente diversa. Quindi le mappe sono uno strumento anche dinamico dell'uso del territorio, e si può, e forse è doveroso, anche aggiornarle, cambiarle e tener conto. Per esempio, quando viene fatta una nuova espansione urbanistica o così via, o comunque si riprende in mano, si prendono in piani piani urbanistici, di fronte a investimenti che magari coprono milioni di euro, cioè possibili nel futuro, insomma, o economie di questa scala,
varrebbe la pena di investire in uno studio approfondito di, anche di, delle opere che si potrebbero fare, delle opere di protezione o comunque degli elementi generali. E generalmente bisogna dire che questi studi sono molto meno costosi, perché si parla casomai di decine di migliaia di euro. Quindi se facciamo il rapporto fra, non so, 1 milione di euro, supponiamo, e forse anche 50.000 euro, è il 5% del costo totale dell'intervento. Bisogna anche, forse probabilmente, che anche gli amministratori comincino ad entrare in questo ordine di idee, partendo dalla base ovviamente di questa carta, che nel Trentino c'è già, anche in Alto Adige, insomma, e anche in altri posti in Italia, non purtroppo ovunque. Sì, cioè in ottica comunque macroscopica sì, ma secondo me nei nostri contesti, in cui l'urbanizzazione fondamentalmente è la nuova costruzione di abitazioni private, comunque la possibilità espansiva è ridotta, lì sempre con la nuova carta si utilizza, oltre vabbè, gli amministratori, ci mancherebbe, ma anche molto di più i tecnici, perché adesso con la nuova non c'è più la banale perizia geologica, ma c'è lo studio di conformità, certo, che responsabilizza, certo, in maniera importante il geologo di turno, che lascia o meno ristrutturare, appunto dal punto di vista straordinario, la casa e il paese piuttosto che il maso. Quindi anche qua c'è un cambio di la perizia geologica è un'altra cosa rispetto a, certo. C'è un altro elemento, scusami. No, volevo inserire solo, partendo da questa mappa, un discorso per esempio che, di cui non so niente, non mi compete, ma che immagino, magari mi rivolgo a Pierpaolo per questo aspetto, l'aspetto economico. Cioè, è vero, adesso dov'è l'abitato, scusami, non è più rosso, è diventato giallino, no? Bene, allora gli abitanti sono contenti, ma l'amministratore per primo deve preoccuparsi che quell'opera che è stata costruita sia efficiente oggi, domani e dopodomani, e quindi deve verificare che la manutenzione, se necessaria, sia fatta. Ma la manutenzione ha un costo, e allora bisogna chiamare in causa i bilanci dell'ente che eroga questi servizi. E allora ecco che l'aspetto economico diventa centrale, no? Perché se costruisco un'opera e non la mantengo, quell'opera oggi mi è utile, un domani diventa essa stessa minaccia, essa stessa la causa di pericolo. Vuoi fare un commento per Paolo? In generale noi abbiamo... Cioè si spende molto per le manutenzioni rispetto alle nuove opere? Allora, la crescita dei costi di manutenzione è evidente, nel senso che noi abbiamo avuto, come in Trentino, la grande periodo di sistemazione dopo il 66, e quindi a una grande, diciamo, un picco di sistemazioni corrisponde oggi di manutenzioni, che poi dovranno, molte possono essere delle manutenzioni che fanno esattamente l'opera come era prima, oppure si mette lì e si ridiscute se ha senso rifarla uguale o meno. In generale la mappatura del pericolo è un elemento abbastanza, diciamo, che cambia il paradigma, perché misura sul territorio non solo lo stato di pericolosità, ma anche l'efficienza, la capacità delle opere di andare a ridurre il pericolo, o comunque ti rendi conto che se non c'hai l'opera può aumentare il pericolo. Quindi hai una misura visibile anche per l'amministratore, e chiaramente ognuno è chiamato a motivo in più a garantire l'efficacia delle opere, sia che questi siano i bacini montani, perché hanno la competenza completa sui arco demaniali, ma anche dei comuni che hanno la competenza sulle opere che hanno fatto realizzare il tempo. Per noi è stata un'occasione anche la creazione delle mappe di pericolo, perché venissero a conoscenza tutte quelle opere di versante che erano fatte dai comuni e che, di cui non si aveva una notizia, che probabilmente molti comuni magari non si rendevano neanche conto di quello. Questa comunicazione fra enti, quindi va bene, tra amministrazioni. No, è interessante nel caso del suo paese, l'applicazione, questo il livello tecnico lo consente, vedere prima e dopo, cioè questo è senza l'azione di quel vallo, gli effetti di quel vallo, applichiamo, che so, faccio il 32D con il vallo e vediamo la differenza. E questo è un dato che può essere
desunto in maniera abbastanza precisa, affidabile. C'è un altro aspetto che viene usato nell'arco alpino, ma non è, in Italia ancora non c'è, che è il discorso che in alcune zone possono essere considerate, possono cambiare destinazione d'uso se sono provviste di una assicurazione. In Svizzera, dove diciamo che oltre alle colate ci sono anche le valanghe e anche le assicurazioni e le riassicurazioni, che sono estremamente ancora a livello sopra, sono le assicurazioni delle assicurazioni, e questo meccanismo, c'è un meccanismo tipo assicurazione obbligatoria per certe zone, tipo quello delle macchine. Se sei in certe zone, siccome lì è probabile che qualche danno ci sia, tu devi tutelarti. O costruisci qualche cosa, oppure puoi stare lì, ma se succede qualche danno, ovviamente non sarai nella zona rossa, ma in certe zone puoi rimanerci, ma devi avere, come dire, un'autotutela per quanto riguarda i costi poi di un eventuale colata. Ad esempio, tutti i costi della Val Molinara, chi l'ha pagato? E questo non è poco. E allora, la scelta che è stata fatta dalla Svizzera, ma in altri paesi, spinta anche dalle assicurazioni, ma forse è una delle soluzioni, è di considerare anche l'aspetto di protezione, diciamo, assicurativa come un elemento che può influenzare l'uso del territorio. Abbiamo una forte spinta da parte delle assicurazioni di far rendere consapevole l'Italia che si può usare anche questo strumento. È chiaro che loro ne hanno un interesse, però al di là degli interessi specifici può essere anche questa una soluzione, che ripeto in Italia non c'è. E tutti i costi di faccio o non faccio certe cose vanno a finire sul pubblico, magari rendendolo insostenibile. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto. Ma soprattutto, se posso permettermi, certo, che l'elemento assicurativo, l'elemento pianificatorio con le mappe del pericolo riesce a gestire molto bene, diciamo, la riduzione del rischio futuro, cioè impedisce di costruire cose nuove. Certo. Ma dove siamo piuttosto limitati è sul patrimonio esistente. L'assicurazione permette di, corresponsabilizzando il privato, permette di rimettere, di avere un'azione anche sul patrimonio esistente, certo, perché ognuno è obbligato ad assicurarsi, ma se tu per esempio fai degli interventi di riduzione della vulnerabilità dell'edificio, paghi di meno. Chiaro. Cioè, certo, puoi, certo, introdurre dei comportamenti virtuosi, ma esatto, il discorso assicurativo in Italia è storicamente, politicamente poco. Assolutamente. Diciamo vincente, sì, tanto più che l'anno scorso c'era stato inserito in una proposta di legge e per l'ennesima volta è stato poi eliminato, sempre, sì, per motivi di chiarissimo. No, chiarissimo. Ok, grazie a tutti i partecipanti, grazie ai relatori, e vi attendiamo allora adesso alle 13:30, giusto? Sì. Riccardo, confermi l'ora di inizio? Beh, confermo, dopo faremo magari 10 minuti accademici di... Quindi, per, come dire, rifucillarvi, avete a disposizione il bar, che fa anche dei primi, giusto?